Tornati compagni, camerata e proletari in questo nuovissimo video dall'Eccelso di Irma Channel. Oggi ragazzi, videozzo, mi sono segnato anche qualcosina qua su questo foglio di carta da formaggio. Andiamo a parlare un po' sui nomi, i nomi più vicini al Cagliari in questo momento che sembrano insomma destinati ad arrivare e concludere queste trattative infinite ormai che si susseguono da settimane. Juan Jesus sembrava ufficiale. Io azzardo il dire che per fortuna non lo è, poi sono controcorrente perché ho visto che invece che in tanti sarebbero contenti, ma io sinceramente ho i miei seri dubbi. Detto ciò, di che giocatori stiamo parlando? Allora io inizierei subito dal profilo che conosco personalmente di più, anche per un legame affettivo, ovvero Sottil. Riccardo Sottil alla sinistra della Fiorentina, destro di piede, quindi diciamo lavoro a rientrare per concludere a giro con il destro, insomma, o anche incrociare, però sostanzialmente il suo ruolo naturale è la sinistra e come tipo di giocatore potremmo rivederlo in un Pereiro per movimenti. Però è un ragazzo è meno alto di Pereiro sul 1,80 m ed è molto molto più rapido. Io vi ripeto perché sono legato effettivamente a Sottil, perché se siamo dello stesso paese di 4.000 abitanti originari, infatti mi ricordo elementari che andavamo assieme, nel senso lui ovviamente è più grande di me, però andavamo nella stessa scuola. Detto ciò, tolto questo excursus stranissimo, tra l'altro sono di Torino, non è che dici di Cagliari, vabbè. Comunque, classe 99, quindi ancora giovanissimo, cioè giovanissimo, ha fatto il vivaio nella Fiorentina, poi ha giocato l'anno scorso, cioè 2 anni fa in realtà, in prestito, non mi ricordo, forse mezza stagione solo, al Pescara in Serie B, dove ha fatto anche qualche gol, se non ricordo male. Detto ciò, Transfermarkt lo valuta 3,6 milioni di euro. La notizia è confermata da tutte le testate, dal Corriere, dalla Gazzetta, da Di Marzio. Quindi la trattativa c'è ed è in corso e penso che come profilo sia il più adatto a questo Cagliari e l'idea di averlo a Cagliari sia per un legame puramente affettivo sia che per un legame tecnico, cioè nel senso che secondo me è un giocatore validissimo, io poi appunto proprio per questa vicinanza, no? Affettiva l'ho sempre seguito, ho sempre visto le partite anche quando c'era qualche rumor che giocasse titolare o subentrasse, insomma. E a me ha sempre dato un'ottima impressione, ha dato l'impressione di un giocatore dinamico, tanto che è uno dei giocatori più amati dalla Fiorentina, cioè dei tifosi viola, soprattutto perché è stato anche, se non mi ricordo se è capitano, ma comunque era il numero 10 della primavera dei viola, se non ricordo male, se non ricordo male, con cui tra l'altro aveva vinto forse Viareggio, è arrivato in finale, una roba del genere, comunque sicuramente è un giocatore di grande classe, veloce, rapido. Non fisicamente inconsistente, secondo me sarebbe un colpo davvero ottimo, soprattutto perché alle sinistre ci servono e per me, João Pedro, ve lo ripeto, alla sinistra non la può fare. Io almeno questo è il mio modestissimo parere. Poi parliamo anche di Zappa, terzino destro, anche qui sempre classe 99, terzino destro del Pescara, che se non sbaglio è cresciuto nell'Inter. Valutato da Transfermarkt 2,5 milioni. Allora io su queste valutazioni rimango sempre scettico, nel senso che io dubito che Sottil si possa prendere a 3,5 milioni un classe 99 che comunque sembra essere desiderato da parecchie squadre. Si parla di, ho sentito dei numeri assurdi, c'è chi dice verrà chiuso con un prestito oneroso 1,5 più il riscatto fissato a 3 milioni che mi sembra poco, c'è chi dice addirittura riscatto fissato a 10-15 milioni, cioè delle robe allucinanti, ma vabbè, vediamo. L'importante è che ci sia un riscatto. Addirittura Di Marzio ha tirato fuori su Sottil, scusate, un excursus, su Sottil ha detto addirittura che si sta lavorando per titolo definitivo. Non lo so, io sarei contentissimo perché secondo me è un giocatore valido, però capisco che la gente possa essere scettica. Detto ciò, Zappa, terzino del Pescara, classe 99, molto promettente, io non lo conosco sinceramente, mi fido di chi l'ha visto, l'altro fisicamente enorme, 1,87 m, cioè strano per un terzino destra di gran corsa, però io, cioè, nel senso, se dovessimo avere Cibor, non lo so, questo è l'altro giocatore sulla sinistra e quest'altro qui sulla destra a giocarsi il posto con Pina non sarebbe affatto male, non sarebbe affatto male. Cambieremo sicuramente un po' il mindset, la mentalità che ci caratterizza da anni sulle ali, ovvero delle ali vecchie, bolse, schifose, vecchie, cacciatore confirmed, oppure degli scarponi tipo Pellegrini, quindi
Speriamo sia valido, insomma, io non lo so sinceramente, ne parlano un gran bene, ci sono tante squadre su di lui, cioè oddio, in realtà lo vuole anche il Benevento, ho letto, boh, vediamo, un terzino destro ci serve, uno come minimo, non so se si punti su Pinna come secondo e Zappa direttamente come primo, secondo me potrebbe essere un po' azzardata la cosa, Pinna non so a questo punto, io lascio ogni valutazione del caso a Di Francesco, se Di Francesco, tanto Pinna cos'è anche lui 99, se Di Francesco ritiene che si possa fare un campionato con due terzini destri senza esperienza in Serie A del 99, che comunque hanno voglia sicuramente corsa, allora io lo appoggio assolutamente. Comunque, ripeto, io non lo conosco, non mi permetto di dare più di tanti commenti, sicuramente. Dovesse essere valido sarebbe un colpaccio. Dicono che abbia giocato abbastanza bene col Pescara, cioè, molto bene col Pescara, sia uno dei più validi, anche se il Pescara ha giocato i play-out, quindi alla fine non so. Vabbè. Passiamo poi a Marin. Marin è questo, classe 96 invece dell'Ajax, che arrivava dallo Standard Liegi. No, scherzavo, da qualche altra squadra rumena forse. No, dello Standard Liegi era il tipo che è andato adesso al Torino, scusate. Comunque, Marin, io, stesso discorso di prima. Allora, Marin non è così enorme come centrocampista, anzi, 1,78 m, tanta corsa, tanta grinta, da quel che ho visto dai video, poi diffidiamo sempre dai video, dissociamoci. Piede destro, dicono regista, io a vedere i video lo rivedo molto il ROG, io rivedo un ROG 2.0. Prezzo di 12 milioni. Io qua ho due pensieri, nel senso che 12 milioni sinceramente per uno che all'Ajax non ha dimostrato nulla, e boh, non lo so, così a sentire, a vedere, non mi sembra sto fenomeno, mi chiedo, ma cioè, mi sembra un'esagerazione, soprattutto considerando che abbiamo una difesa senza nessuno per il momento in difesa. Quindi, cioè, per me Pisacane e Ciampitelli a questo punto son da carcerare praticamente, quindi è come se non avessimo nessuno. Non so se quei 12 milioni magari ne spendi 6 e 6 per due grandi centrali, cioè per due buoni centrali, perché comunque secondo me con 6 milioni un buon centrale ancora te lo riesci a prendere, tipo un Bonifazzi prezzo avevano messo 10 milioni, ma secondo me con 6 riesci a portartelo a casa. Vai su questo Marin che comunque rimane un'incognita. Dall'altra parte mi chiedo però, Rog, prima di venire a Cagliari, aveva dimostrato di valere quei 12-13 milioni? Assolutamente no, anzi, si era bruciato al Napoli completamente. E se poi ci andiamo a pensare, andando indietro, io ero fomentatissimo perché Rog l'ho sempre ritenuto un giocatore fenomenale. Io l'avevo già visto giocare quando entrava col Napoli, si vedeva che era un giocatore della classe infinita. Però, se poi ci andiamo a ragionare, insomma, Rog, tra l'altro forse hanno la stessa età, anche Rog è del 96, mi pare, non vorrei dire baggianate. Poi ce ne andiamo a ragionare, magari potrebbe essere un profilo proprio alla Marco Rog. E vi dirò di più, come stile di corsa e tutto, mi ricorda proprio tantissimo Marco Rog. Comunque vediamo, in uscita dall'Ajax si parla di un prestito con obbligo, con diritto, bah, non lo so. Certo è che dei ricambi servono, sia a livello numerico per sostituire un Ionita, sia per magari andare a sostituire quelli che erano tipo i Cigarini. Dicono che faccia regista, per quanto mi riguarda, io poi ripeto, è la mia opinione, e anche una mezzala, quindi può rientrare nel giro di mezzale, soprattutto perché io come regista punterei tantissimo su Oliva. Poi vado a chiudere qua il discorso, oggi abbiamo veramente parlato tanto. L'altra domanda mi viene, ma Nainggolan in tutto questo cosa sta succedendo? Cioè, io sono sicuro che Nainggolan arrivi, per me è veramente una formalità, manca solo la formalità, la firma come formalità. Però vado poi 4-3-3, andiamo a ragionare, Nandez, Rog, Nainggolan, Marin, Oliva, Ladinetti, cioè c'è troppa gente per tre maglie secondo me, cioè i ricambi ci vogliono, ok, però secondo me avere delle quattro mezzali che sono Rog, Nandez, Nainggolan e questo Marin che vai a pagare 12 milioni secondo me è un po' esagerato, secondo me. Si andrà verso più un 4-2-3-1 che per i giocatori che abbiamo attualmente è il modulo più giusto, soprattutto se pensi di giocare con João Pedro alla sinistra, cioè João Pedro secondo me va bene farlo giocare però un po' più sulla linea di tre quarti se proprio vuoi, oppure adatti qualcun altro, vabbè vedremo. Detto ciò, afferma Di Marzio che oggi ci sarà la firma di Lennart Ciborra dell'Atalanta, anche lui classe 99, prestito biennale con obbligo di riscatto a 5 milioni, quindi operazione anche il prestito biennale è una cosa che mi piace. È un qualcosa che mi intriga. Detto ciò,
Anche qua avremo un terzino titolare che si alternerà con il nostro grandissimo Lico, a cui voglio un gran bene, a cui mando anche lui un bacio accademico. Video lunghissimo, ma spero vi sia piaciuto. E noi ci sentiamo, insomma, tra l'altro ho anche già registrato, gufando tantissimo, tipo una settimana fa, l'ufficialità di Ciborra. Speriamo che firmi, così almeno poi ve lo pubblico. Un bacione, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate.